Prosegue a Napoli il Teatro Festival, rassegna che presenta in anteprima molti spettacoli destinati a segnalarsi nei cartelloni della prossima stagione, come nel caso di due inedite riletture di opere di Pirandello e Albert Camus. Irene Fioretti. Il padre, la madre, la figliastra, il figlio, il giovinetto e la bambina entrano in scena in un teatro senza luce e illuminano il palcoscenico a sorpresa con la speranza di poter raccontare il loro dramma doloroso. Si chiama Sei, riadattamento dei sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, lo spettacolo di Spiro Scimone con la regia di Francesco Sframeli che ha debuttato in prima assoluta al Napoli Teatro Festival 2018. Per noi la cosa più importante è che ci sia, che questo lavoro sia un tutt'uno. Quindi ci deve essere Pirandello, ma ci deve essere anche il teatro di Scimone Sframeni. 85 le compagnie tra nazionali e internazionali impegnate in 160 spettacoli in programma durante il festival che durerà fino al 10 luglio. Tra le opere già andate in scena anche La caduta interpretata da Renato Carpentieri che ha firmato anche la regia del Malinteso, due opere di Albert Camus che esplorano l'animo umano e le contraddizioni complicate dai rapporti con gli altri. La solitudine dell'uomo. Il problema del linguaggio, il problema di farsi riconoscere, non solo di riconoscere, ma anche di farsi riconoscere. E ora lo sport qui.